Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oh. Ed eccoci qui con un nuovo video. Questo è il video cosa c'è nel mio borsello dei trucchi numero 7. Si va avanti con la saga. Questi sono i trucchi che userò la mattina di domenica, come detto. Di domenica, perché questa domenica vado a casa del Bellino Beach. Che bello, non vedo l'ora. E questi sono i trucchi che userò. Non solo questi, perché userò prima la palette per un solo ombretto e non sto qui a farvela vedere. Facciamo veloce. Questi sono quelli là che poi rimarranno nella mia borsa per tutta la giornata. E in cui può essere che mi servirà per qualche ritocco, giusto per nella giornata di domenica. E ora vi faccio vedere i trucchi che ho nel mio borsello. Allora, iniziamo dal mio mascara, molto molto bello. Se sentite il la notifica è un messaggio di qualcuno. No, vabbè, una notifica di Instagram, niente di che. Come stavo dicendo, questo è il mio mascara. La prima cosa, il mio mascara è quello di Beverly New York Lash Stiletto, quello che allunga le ciglia, che io amo, 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 come vi ho detto nei miei video. Che poi ovvio andrò a mettere sulle ciglia. Il primo ombretto è questo qui. Beh, il primo ombretto è quello là che userò nella palette, è un rosa semplice, tipo questo qui che tengo per le mani, che tra l'altro ieri mi sono andata a fare le mani, molto molto bello, eh? Mi sono dimenticata di metterlo nella pagina dove lo andrò a mettere. Questo colore qui, che poi sarebbe lo stesso colore della maglia che andrò a mettere, che poi vedrete tutto nel lookbook lunedì, e tra l'altro c'è pure il nuovo vlog lunedì, quindi state annesse e connesse che lunedì ci sono due video, uno nel canale e uno nella pagina come sempre. Questo è il mio ombretto bianco, quello di Anika Cosmetics, molto bello. Poi vedrete tutto nel look a completo. Questa è lucida labbra che andrò a mettere, questo qua nude, che si abbina bene con il mio rosa che tengo tra le mani e la maglia. Ovvio i pennelli, alla fine come mi trucco, no, ovvio no con le mani, ovvio con i due pennelli. Il pennello l'ombretto e il pennello per sfumare gli ombretti. Poi continuiamo con il reparto occhi. L'altro mio ombretto piccolino, mono, quello oro, che vado a mettere sopra quello bianco. Poi sotto andrà quello rosa, sopra metterò quello bianco, lo sfumo, vabbè, sfumo prima quello rosa, poi sfumo quello bianco e poi metterò questo, che sarebbe sempre, questo sarebbe quello oro di Le Joaillerie. Metterò questo e lo sfumo picchiettando. Poi nel caso vi faccio video come, vi potrei fare un video che vi parlo come mi trucco. Ok, se vi piace mettete tanti mi piace, se volete il video, ok? Poi il mio fard slash terra per il mio contouring, pennello che si stava mettendo nella terra barra fard. Poi base d'ombretto, come sempre, che va prima di tutti gli ombretti che ho detto prima. Questa è quella di Deborah Milano, che conoscete bene. Questa qui. Ho tolto pure il pirulino per mettere, vabbè, tanto io lo metto con quello là per l'ombretto tranquillamente. Nel caso mi vado a comprare un altro pennellino, colino.
Poi l'altro pennello, quello di Blasso. Poi Blasso, questo qui che mi sta quasi per terminare, spero domenica di terminarlo. E poi porto pure questo qui nel caso del reparto del ritocco. Questo qui sempre il Blasso, questo è il Cost Makeup Italia. Molto bello, non lo apro perché mo non mi va di aprirlo, che non riesco ad aprirlo. Poi lo aprirò tranquillamente. Eh sì, perché è un po' tosto e quindi non riesco ad aprirlo. Poi lo apriremo. E poi il mio solito specchietto a forma di cuore. Questo qui molto molto bello. Basta. E questo è il contenuto del mio borsello dei trucchi. Quindi ragazzi, vi mando un grande bacio e ci vediamo ai prossimi video. Non vi dimenticate di passare su tutti i miei social, le mie due pagine Mari Makeup, per i video che sto ancora continuando a pubblicarli, e poi sto pubblicando pure i video su YouTube. Tra un attimo vi dico i nomi, ma il makeup per la pagina Mari la Super Diva, per seguirmi sempre per le foto e tutto il resto. Mari la Super Star, la Super Diva 09 per i vlog sempre. E poi i due canali YouTube Mari Makeup, sempre dei video ufficiali. Quello che poi, come ho detto prima, che sto continuando a mettere, che penso per marzo starò finalmente a mettere tutti il resto dei video, quelli che poi registrerò, e farò i video normalmente, giorno per giorno li metterò nel canale e non più nella pagina, nel caso vi farò un video, ok? E quindi quello lì è Mari Makeup per i video ufficiali, il canale. Poi Mari la Super Diva 09 per i vlog, tra l'altro sto tornando, lunedì vi metterò il nuovo vlog, non vi preoccupate. E quindi, e Instagram, Marilena Sagiomo 09 alias Mari Makeup. E quindi vi mando un grande bacio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti, vi voglio bene.